Buongiorno a tutti. Iniziamo ora la pratica, mi prendo solo qualche secondo per controllare che mi possiate sentire. Qualcuno mi dà un ok? Aspetto qualche secondo. Attesa anche che un po' alla volta le persone ritornino. Ok, perfetto. Allora, dopo l'introduzione di Giada, oggi vi invito a una pratica in piedi, se va bene per te oggi. E quindi una volta trovato la posizione che vuoi per il tuo tappetino, per il tappeto, potresti cominciare a scegliere come vuoi posizionare i tuoi piedi. Sei tu a scegliere la distanza per cui potrebbero stare alla distanza delle tue anche, oppure un po' più vicini o magari anche un po' più lontani. L'invito di considerare questa pratica come un'opportunità di fare delle scelte sul tuo corpo e quindi, se anche le scelte non sono, diciamo, proprio quelle canoniche dello yoga, farsi esplorare dei movimenti e delle sensazioni diverse, perché sarà sempre una tua scelta. Quindi una volta deciso come vuoi posizionare i tuoi piedi, con gli occhi aperti o chiusi, potresti cominciare a notare i punti d'appoggio dei tuoi piedi sul tappetino o sul tappeto e potresti mantenerli entrambi sullo stesso supporto, oppure se vuoi potresti anche lasciarne ad esempio uno sul tappetino e uno sul pavimento, o anche entrambi sul pavimento. Com'è meglio per te ora? Potresti cominciare a notare le sensazioni sotto i tuoi piedi. Potresti farlo rimanendo fermo, oppure se vuoi dondolare magari avanti e indietro. Questa potrebbe essere una possibilità. Un'altra possibilità potrebbe essere quella di dondolare da un lato all'altro, spostando il peso sul bordo del piede. Una terza ancora opzione potrebbe essere quella di fare dei movimenti circolari e magari così potresti notare delle sensazioni nei diversi punti del tuo piede. E sei tu a scegliere l'ampiezza di questi movimenti, per cui possono essere molto ampi, potresti anche perdere un po' di equilibrio e sbilanciarti, oppure potrebbero essere molto molto piccoli. Dopo queste piccole oscillazioni, magari potresti notare che ci sono dei punti in cui sposti il peso dove ti senti più stabile, altre dove ti senti un po' meno stabile. Potresti semplicemente notarlo oppure decidere di fermarti in uno di questi punti. E quindi potresti continuare a mantenere questa posizione in piedi in movimento, magari esplorando la sensazione di stabilità, magari vedere qualche differenza nei tuoi movimenti. Oppure scegliere un punto in cui vuoi fermarti, magari continuare a notare il contatto col pavimento o il tappetino. E poi potresti lasciare le mani lungo il tuo corpo, oppure se vuoi appoggiare un palmo sopra l'altro e avvicinare le mani nella parte dell'addome sotto il tuo ombelico, quello che potrebbe essere il tuo centro. E nel fare questo potresti, se vuoi, lasciar scivolare la tua
tensione in quel punto, il tuo centro, rimanendo fermo, magari continuando ad ondulare. Magari lasciando scivolare la tua attenzione in quel punto, potresti notare qualche differenza nel tuo senso di stabilità, di radicamento terra. Magari no. Potresti semplicemente notarlo. E se vuoi, potresti rimanere lì, prendendo consapevolezza del tuo centro. Se ti va ancora per 5, 4, ma segui il tuo ritmo. E se in questo momento è utile per te mantenerti in piedi, prendendo consapevolezza dei punti d'appoggio, puoi continuare a farlo, altrimenti se vuoi potresti inserire un movimento. L'invito è una sequenza di movimenti. Se la conosci già, potresti già partire e farla con i tuoi tempi. E se vuoi, sincronizzando respiro e movimento. Se invece non la conosci, la sequenza del Kiflo dell'Odaka, e ti va di sperimentarla, potresti unirti a me. E quindi se vuoi iniziare, potresti arrotondare leggermente la schiena, avvicinando le mani al centro, per poi aprire e sollevare le braccia verso l'alto. Sei tu a scegliere se le vuoi mantenere disteso, leggermente piegato, e quando sei pronto potresti scendere con i palmi delle mani uniti al tuo petto. Se ti va potresti riprovare e quindi magari arrotondare al centro, poi aprire e sollevare le braccia verso l'alto tanto quanto vuoi tu e poi scendere con le mani unite al tuo petto. E potresti fare questo movimento scegliendo tu l'ampiezza, potrebbe essere molto ampio o anche molto piccolo. E potresti magari notare la differenza del tipo di movimento. Se ti va, potresti sincronizzare respiro e movimento oppure lasciare il respiro spontaneo. E la prossima volta che arriverai con le mani al petto, è una tua scelta se vuoi ripetere questo movimento oppure se vuoi aggiungere un pezzettino. E quindi se vuoi aggiungerlo piegando leggermente le ginocchia, potresti unire pollice mignolo e sollevare le mani leggermente aperte verso l'alto. E quando è il momento giusto per te, ruotare i polsi verso il tuo volto. E poi aprire nuovamente. E quindi se ti va potresti ripeterlo ancora una volta, dal centro all'estremità. I palmi si uniscono e quando vuoi potresti portarli al petto e magari col prossimo respiro sollevarli con pollice mignolo che si incontrano. Ruotare i polsi e aprire nuovamente. Se ti va di continuare, potresti piegare le ginocchia, scendere fino a terra, magari portando la testa verso l'alto, magari avvicinandola al pavimento. E poi scivolando con le mani a terra, ruotare nuovamente i polsi per aprire. Sei tu a scegliere quanto vuoi allungare le tue braccia e espandere, per poi tornare. Se ti va, potresti farlo ancora una volta, potresti seguire i miei movimenti oppure seguire il tuo ritmo, è sempre una tua scelta con gli occhi aperti o chiusi. Potresti anche scegliere di soffermarti solo su una parte della sequenza e quindi quando vuoi, se vuoi, le braccia vanno verso il centro, potresti aprire verso l'alto.
quando le mani si incontrano, potresti scendere fino al tuo petto e nel momento giusto per te, pollice mignolo verso il cielo. Ruotare i polsi e poi scendere piegando le ginocchia. Scegli tu quanto vuoi mantenere la testa verso l'alto per poi lasciare arrotondare la schiena. Ruotare nuovamente i polsi ed espandere. E se vuoi puoi ripeterlo un'altra volta e nel momento che va bene per te potresti riportare le braccia lungo il tuo corpo o magari avvicinarle di nuovo al tuo centro sotto l'ombelico. Magari se ti va potresti notare se c'è qualche differenza da prima del tuo senso di stabilità. Magari c'è, magari no, e potresti semplicemente notarlo senza giudicare. E quando sei pronto l'invito è a qualche posizione di equilibrio. Puoi sempre scegliere di praticarla oppure no, se in questo momento non è utile per te. Se vuoi praticarla potresti spostare il peso su una gamba e sollevare l'altra piegandola. Sei tu a scegliere quanto, per cui puoi sollevarla poco da terra oppure portare la gamba parallela. È un'opzione di sollevare la gamba dritta davanti a te. Un'altra, se vuoi, è di fare un movimento rotatorio, quindi avvicinare il ginocchio all'altro, poi aprire e magari se vuoi potresti farlo qualche volta. Potresti appoggiare la mano sul ginocchio e accompagnarlo nel movimento, oppure lasciare la mano lungo il fianco. Quindi una possibilità è di sollevare il ginocchio in modo lineare davanti a te, puoi tenerlo con la mano oppure no. L'altra, se vuoi, mantenere questa posizione in movimento. È una tua scelta, non ce n'è una migliore dell'altra. Se ti va, potresti continuare con il movimento che hai scelto, con la posizione che hai scelto, magari ancora per 3 respiri, 2, magari 1. Quando sei pronta potresti riappoggiare il piede a terra, magari notare se c'è qualche differenza da quando avevi il peso su un solo piede a quando invece hai entrambi i punti d'appoggio a terra. E nel momento che va bene per te, se è utile per te, potresti farlo dall'altra parte. Quindi una possibilità è sollevare la gamba piegata in modo lineare, tanto quanto vuoi tu, non c'è una scelta migliore dell'altra. L'altra, se vuoi, di fare movimenti, piccole rotazioni col ginocchio che va verso l'alto, e poi si apre, quindi fare delle piccole rotazioni dell'anca e sei tu a scegliere la posizione che vuoi. Potresti mantenerti fermo oppure continuare con le piccole rotazioni in movimento. È una tua scelta perché è la tua pratica. E se ti va potresti mantenerla per 3, 2, magari 1. E quando sei pronta potresti riappoggiare il piede a terra e questa volta con un'altra posizione di equilibrio potresti sollevare un piede dietro di te, quello che decidi tu. Magari provare a immaginare una linea che va dalla tua testa al piede. Quando sei pronta potresti scegliere quanto vuoi inclinarti in avanti, potresti rimanere col piede leggermente sollevato e il busto leggermente inclinato, oppure potresti portarti parallela a terra o anche scendere un po' di più. È la tua scelta. Magari potresti farla in base alle sensazioni della gamba che è appoggiata a terra. E se cadi è una
poi tornare. Se c'è qualche movimento che è utile per il tuo corpo, sei sempre libera di farlo, magari potresti scuotere un po' le gambe, magari rimanere fermo se è maggiormente utile per te. E quando vuoi, potresti farlo dall'altra parte, quindi sollevare il piede da terra dietro di te e magari notando una linea dalla testa al tuo piede, se può essere un esercizio utile per te, potresti chinarti in avanti scegliendo quanto vuoi scendere, dove vuoi posizionare le mani, magari al petto, magari potresti aprirle. Un'altra opzione potrebbe essere di portarle davanti a te. Sei tu a scegliere quanto vuoi chinarti, quanto vuoi sollevare da terra. Se cadi, una tua scelta, se vuoi riprovare oppure no, non c'è una scelta migliore dell'altra. E se vuoi potresti mantenerla per 3, seguendo il tuo ritmo. 2, quindi potresti finire prima o dopo di me. Magari 1. E quando sei pronta a tornare, magari per qualche respiro, potresti portare nuovamente l'attenzione sulla pianta dei tuoi piedi. Magari notare se è cambiato qualcosa rispetto a prima. Magari ti senti più stabile, magari ti senti meno stabile, potresti solo notare la sensazione, che potrebbe essere uguale a prima. E va benissimo così, è la tua pratica sul tuo corpo oggi che può essere diverso da quello di domani. E come ultima posizione di equilibrio per oggi, propongo 3 opzioni. Uno potrebbe essere quello di portare un piede sulla punta col tallone sulla caviglia. Un'altra possibilità potrebbe essere quella di portare il piede sul polpaccio. E una terza possibilità potrebbe essere di accompagnare il piede sulla gamba opposta, sulla coscia. È una tua scelta, non ce n'è una migliore dell'altra, ma è solo la tua scelta di oggi. E una volta deciso come vuoi posizionare la gamba, potresti sollevare le braccia e sei tu a scegliere come vuoi portarle. Potrebbero rimanere vicino al tuo corpo, arrivare o in orizzontale, oppure sollevarsi. Potresti anche unire i palmi. Questa è la posizione dell'albero, sei tu a scegliere la tua chioma. Non ce n'è una migliore dell'altra, ma c'è quella che va bene per te oggi. Se perdi l'equilibrio, sei sempre tu a scegliere se vuoi continuare oppure no. Se ti va, per altri 2 respiri, magari 1, e quando vuoi potresti riportare il piede a terra. Ed è il momento che va bene per te, che può essere anche successivo a quello in cui inizio io. Potresti farlo dall'altra parte se utile per te, quindi una possibilità è punta del piede a terra, tallone sulla caviglia, l'altra è il piede sul polpaccio, l'altra ancora è il piede sulla tua gamba. Potresti magari notare delle differenze tra un lato e l'altro e quindi scegliere anche in modo diverso. E poi è scelta tua dove vuoi posizionare le mani, potrebbero essere rivolte verso terra, se in questo momento è utile per te. Potresti sollevarle in qualsiasi punto vada bene per te. Potresti magari unire i palmi, portarle al petto. È una tua scelta. E se ti va, potresti mantenerla per 3 respiri. 2, magari 1, e quando vuoi potresti liberare il piede, magari notare se c'è qualche movimento che il tuo corpo ha bisogno di fare, e quando sei pronta, mi metto
di lato, così mi vedete. Potresti partire con i piedi alla distanza che decidi tu e portare indietro un piede. Sei tu a decidere la distanza tra un piede e l'altro, potrai cambiarlo in qualsiasi momento. E magari potresti prendere consapevolezza delle tue anche e se è utile per te fare qualche piccola rotazione verso il piede che hai davanti oppure più lateralmente. E magari nel fare questo movimento potresti notare delle sensazioni nelle tue anche o magari no. Quando sei pronta e magari hai le anche rivolte verso il tuo piede, potresti piegare la gamba davanti a te. Qui se lo ritieni utile potresti aprire un po' di più il passo o magari accorciarlo. Se senti delle sensazioni nel tuo ginocchio, potresti provare a vedere se cambia qualcosa, se avvicini o allontani i piedi. Sei tu a scegliere quanto piegare il ginocchio, potrebbe essere appena piegato oppure piegato fino a portare la gamba parallela a terra. Poi potresti lasciare le mani sui fianchi, verso l'alto, potrebbero essere le braccia parallele con i palmi uniti, sei tu a scegliere. E se vuoi potresti mantenere questa posizione, se vuoi con lo sguardo davanti a te, per i prossimi tre respiri, sapendo che puoi uscire quando vuoi. E potresti mantenerla ferma al centro, oppure se vuoi mantenerla in movimento, magari piegando le braccia lateralmente. È una tua scelta, non ce n'è una migliore dell'altra. Magari per due respiri. Quando vuoi potresti portare le braccia in basso, stendere la gamba, se hai bisogno di fare qualche piccolo movimento di aggiustamento, sei sempre libera di farlo. E poi, con rivolta di nuovo davanti il piede che è davanti a te, potresti chinarti verso la tua gamba davanti, sei tu a scegliere quanto. E potresti farlo magari con le braccia distese che si avvicinano a terra. Potresti, se vuoi, ferrare i gomiti dietro la tua schiena. Se vuoi, in una posizione a te nota, potresti appoggiare le mani a terra. Non c'è una posizione, una scelta migliore dell'altra. E quindi sei sempre libero di scegliere, questa è la tua pratica. E la tua scelta di oggi potrebbe essere diversa da quella di domani. E se ti va, potresti rimanere qui altri due respiri, sapendo che puoi uscire in qualsiasi momento. Magari uno. Poi quando vuoi risollevarti, potresti farlo appoggiando le mani sulla gamba oppure no. E se è utile per te, potresti ruotare i piedi per fare gli stessi movimenti dall'altra parte. Mentre se ritieni che oggi per te sia più utile lavorare da un solo lato, sei libera di farlo, poi potresti scegliere tu quali movimenti fare di aggiustamento per compensare. Una volta che hai ruotato, hai cambiato oppure hai invertito i tuoi piedi, potresti, se è stato utile per te prima, magari di nuovo ruotare le tue anche da un lato e dall'altro, notando magari se ci sono delle sensazioni, magari ci sono delle sensazioni anche nella gamba posteriore, magari da qualche altra parte. E quando sei pronta con le anche rivolte in avanti, potresti piegare il ginocchio, sei tu a scegliere quanto. Così come sei tu a scegliere la posizione delle tue braccia, potrebbero essere verso il basso, magari con la schiena che si estende, oppure in qualsiasi altro punto vada bene per te. E in questa posizione magari potresti notare il tuo senso di stabilità, dei tuoi piedi che toccano terra, magari stirare il tappetino con i piedi dai lati opposti. E se ti va potresti rimanere qui tre respiri, due se vuoi, potresti piegare le braccia e mantenerle in movimento. Magari uno. E quando sei pronta e va bene per te, potresti stendere la gamba,
che può essere completamente distesa o un po' piegata. E quando sei pronta a chinarti in avanti, magari notando se la tua schiena è in estensione o magari leggermente arrotondata, scegli tu il punto in cui va bene per te fermarti. Le braccia potrebbero essere rivolte verso il basso, un'altra opzione potrebbe essere quella di afferrare i gomiti dietro la tua schiena. Potresti appoggiare le mani a terra oppure no, non c'è un'opzione migliore, c'è solo la tua opzione. E se ti va, potresti mantenerla per due respiri, sapendo che puoi uscire quando vuoi. Magari uno. E quando vuoi, potresti risollevarti. E magari nell'avvicinare i piedi, potresti notare che le tue gambe o anche le tue braccia hanno bisogno di fare questo qualche movimento, potresti farlo, accompagnarle. Magari non senti nessuna sensazione e va benissimo così, potresti semplicemente prenderne atto. E da qui, quando sarai pronto per un piegamento in avanti, potresti scegliere di farlo, magari mantenendoti lineare, quindi piegando il corpo in avanti, oppure se vuoi potresti piegare le ginocchia leggermente, arrotondando la schiena e scivolare col corpo in avanti se è un tipo di movimento a te già noto, quindi una possibilità è di scendere con le ginocchia tese o piegate, questa è una tua scelta, in modo lineare, quindi dritto verso terra. L'altra, se vuoi, piegando leggermente le gambe e portando il coccige verso l'interno, potresti srotolare la schiena. E una volta arrivata in piegamento in avanti, le gambe potrebbero essere distese o piegate, non c'è una posizione migliore dell'altra. E le mani potrebbero toccare terra oppure potresti afferrare i gomiti opposti e magari lasciare che sia la tua testa ad andare verso terra. E in questa posizione potresti notare delle sensazioni magari anche intense nella parte posteriore delle tue gambe. E sei tu, magari in base a queste sensazioni, a scegliere se le vuoi mantenere distese o piegate, magari se vuoi portare le mani a terra oppure no. È la tua pratica sul tuo corpo, sei tu a scegliere. E se ti va, potresti rimanere qui. Oppure, quando sei pronta, portare le mani sulle tue tibie, che questa è un'opzione, e spingendo le tibie indietro, allungare la schiena in avanti, magari portare le spalle indietro. Un'altra opzione potrebbe essere quella di appoggiare i polpastrelli a terra, tirando leggermente a te il tappetino, distendere la schiena. E quando vuoi tornare, potresti ripetere questo movimento tutte le volte che va bene per te, oppure rimanere ferma in piegamento in avanti, magari per i prossimi tre respiri, sapendo che se questa posizione non è utile per te, puoi uscire in qualsiasi momento. Due. Magari uno. Potresti risollevarti, una possibilità potrebbe essere quella di piegare le ginocchia e srotolare la schiena. Adesso ci sono altri modi di salire che vanno meglio per te ora, sei sempre libera di provarli. E ora l'invito è quello di riportarti a terra, portarti a terra, perché oggi siamo partiti in piedi. E potresti farlo magari ripiegando le ginocchia, che è un'opzione, portando le mani a terra e poi appoggiando un ginocchio e l'altro. Oppure un'altra possibilità, se nota per te la posizione, di scendere nello squat, quindi potresti aprire le punte dei tuoi piedi e poi scendere col bacino verso terra mentre le ginocchia vanno verso l'esterno. Non c'è una scelta migliore dell'altra per la discesa, sei tu a scegliere. E quando sei pronta potresti portare le mani dietro di te, se in squat. E poi sederti a terra. E qui potresti
differenza nei punti d'appoggio del tuo corpo che sono cambiati? Prima erano i piedi, adesso sono i tuoi glutei, magari le tue gambe si sono appoggiate a terra. E se utile per te potresti scuotere un po' e magari dondolare a destra e a sinistra, notare i punti d'appoggio e magari notare se è utile camminare un po' indietro con i glutei o magari in avanti. Non c'è una scelta migliore, quella che va bene per te. E se ti va, potresti appoggiare le mani vicino a te con le dita rivolte in avanti o magari anche lateralmente. E spingendo leggermente con le mani a terra, estendere la schiena verso l'alto, con le ginocchia distese o piegate. Potresti magari notare qualche sensazione nella tua schiena o nelle mani che stanno spingendo per terra, o magari potresti non provare nessuna sensazione. E quando vuoi potresti ammorbidire e lasciare andare. Magari notare qualche differenza tra quando avevi la schiena estesa con la testa che andava verso l'alto, quando invece rimane spontanea, magari è uguale a prima. Per fare un piegamento in avanti potresti scegliere una delle opzioni che ti proporrò, oppure scegliere la tua. Una possibilità potrebbe essere quella di mantenere le gambe parallele davanti a te. L'altra, se vuoi, potrebbe essere quella di piegarle leggermente e lasciar cadere le ginocchia verso l'esterno. Se preferisci, potresti anche portare i piedi a terra e mantenere le ginocchia piegate. E in qualsiasi delle tre opzioni delle gambe che hai scelto, quando sei pronta, potresti piegare il tuo corpo in avanti, quindi se hai le gambe piegate, potresti lasciare cadere la testa con la schiena morbida. Stessa cosa se hai le ginocchia che sono cadute verso l'esterno, potresti chinarti in avanti, oppure con le gambe distese, e puoi trovare il modo migliore per te per arrivare in questa posizione, per cui potresti scendere con la schiena dritta, quindi linearmente, oppure arrotondare e srotolarla se è un movimento U che già conosci. E una volta arrivata nel piegamento in avanti, magari provi qualche sensazione nelle tue gambe, magari nella tua schiena, ed è una tua scelta. Se vuoi magari camminare con le mani in avanti ed estendere la schiena un po', se la vuoi lasciarla morbida così com'è, lasciando che sia la forza di gravità a portarti verso il basso, non c'è una posizione migliore, c'è la tua scelta di oggi, sul tuo corpo oggi, che potrebbe essere diverso da domani. E sapendo che puoi uscire da questa posizione in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo, potresti rimanere qui magari tre respiri, due, magari uno. E se questa posizione è utile per te, puoi sempre mantenerla ancora per qualche respiro, oppure se vuoi potresti riportarti seduta. Qui, se vuoi, potresti distenderti a terra, se preferisci puoi mantenerti seduta e scegliere delle opzioni di movimento da seduta invece che da terra. Per riportarti distesa a terra potresti camminare con le mani dietro di te fino ad appoggiare i gomiti e poi la schiena, oppure un'altra opzione potrebbe essere quella di portare le mani sotto le tue ginocchia e srotolare la schiena a terra. E una volta arrivata a terra, sei tu a scegliere dove vuoi posizionare i tuoi piedi e potresti notare di nuovo il cambiamento del punto d'appoggio. Ora è la tua schiena ad essere appoggiata. Potresti notare magari che ci sono parti della colonna che toccano terra e parti no. Magari potresti notare delle sensazioni. E se vuoi fare dei piccoli movimenti di aggiustamento, magari portare il coccige leggermente verso l'alto, magari avvicinare.
avvicinare il mento al petto, magari notare se cambia qualcosa. E quando vuoi, per fare l'ultima torsione, potresti avvicinare un ginocchio a una spalla. Sei tu a scegliere quanto vuoi tirarlo verso la spalla. L'altra gamba può rimanere leggermente piegata oppure potresti lasciarlo scivolare a terra. E quando sei pronto potresti afferrare il ginocchio con l'altra mano dall'esterno per accompagnarlo in torsione dall'altra parte. Sei tu a scegliere l'ampiezza del movimento, quindi puoi sollevare il bacino e avvicinare il ginocchio a terra oppure rimanere col bacino solo, leggermente sollevato. Potresti fare questa scelta sulla base delle sensazioni nel tuo corpo ora. L'altro braccio potrebbe rimanere all'altezza della spalla, un po' più in basso. E la testa potrebbe ruotare verso la spalla opposta al ginocchio. E magari dall'altra parte sei tu a scegliere. E se ti va potresti rimanere qui ancora due respiri, magari uno, e poi quando vuoi, ripassando dal centro, potresti di nuovo notare la tua colonna che appoggia e poi afferrare l'altro ginocchio, scegliere se vuoi lasciare l'altra gamba piegata o lasciarla scivolare a terra. E quando sei pronta, afferrando con la mano opposta all'esterno del ginocchio, potresti accompagnarlo in torsione dall'altra parte. Potresti notare magari qualche differenza tra un lato e l'altro e quindi fare scelte diverse per il braccio, per il collo. Sei tu a scegliere magari se vuoi rimanere ferma nel punto che hai scelto oppure ruotare il collo da un lato e dall'altro. Magari per due respiri, sapendo che puoi uscire dalla posizione quando vuoi. Uno. E quando sei pronto potresti fermarti al centro. Magari se è utile per te potresti avvicinare le ginocchia al petto e magari dondolare un po', oppure se preferisci rimanere fermo. E qui potresti scegliere la posizione di riposo che vuoi mantenere, che può essere distesa o anche seduta, se oggi è meglio per te. L'invito è, ti propongo qualche possibilità, ma puoi sceglierne anche altre diverse. Quindi una possibilità potrebbe essere quella di stare su un fianco con le ginocchia piegate. Un'altra potrebbe essere quella di appoggiare, di stare sulla schiena, appoggiare i piedi a terra oppure lasciare scivolare le gambe. Potresti anche scegliere di stare a pancia in giù con la fronte appoggiata sulle mani. È una tua scelta per la tua parte di riposo finale, non ce n'è una migliore dell'altra. Una volta scelta, potresti magari notare i punti d'appoggio del tuo corpo sul tappetino. Notare se magari hai bisogno di fare qualche piccolo movimento di aggiustamento. Potresti magari notare qualche sensazione nei tuoi piedi, magari nelle gambe, nei tuoi glutei, magari la schiena, le tue scapole. Potresti notare qualche sensazione nel dorso delle tue mani, magari i tuoi gomiti, le tue spalle, il tuo collo, la tua testa, i muscoli del tuo volto. E se vuoi, potresti mantenere la posizione che hai scelto per i prossimi due minuti di meditazione in cui rimarrò in silenzio, sapendo però che ti puoi muovere in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo, magari riportarti seduta, quello che va
quando vuoi, nel momento che va bene per te. Potresti cominciare a notare di nuovo quello che sta intorno a te, magari dove sei appoggiata, il tappetino sotto di te, magari notare l'aria intorno a te. E quando sei pronta, potresti cominciare a fare dei piccoli movimenti delle tue mani, dei tuoi piedi, magari dei movimenti più grandi col tuo corpo. E se ti va ora, potresti assumere una posizione, magari tra quelle che abbiamo sperimentato, magari che conosci, anche se non l'abbiamo sperimentata, che può essere utile per te ora, così come puoi scegliere di rimanere dove sei, nella posizione di riposo che hai scelto, magari per tre respiri. L'invito nel risollevarti è di farlo avvicinando le ginocchia al petto e poi lasciandoti scivolare su un lato se sei distesa. E quando sei pronta, appoggiando una mano a terra e mantenendo il collo morbido, riportarti seduta. Una volta che ti sei riportata seduta, potresti ancora una volta notare i punti d'appoggio dei tuoi glutei a terra. Magari se vuoi estenderti verso l'alto, notare il tuo centro se è utile per te. E potresti notare qualche differenza nel tuo corpo da prima o magari no. Potresti semplicemente esserti grata per esserti dedicata a questo spazio. Intanto sono grata a voi per aver praticato con me oggi. E prima di chiudere, volevo lanciare un messaggio a una persona molto importante per la comunità Odaka, che è una comunità che era già forte e unita prima, ma mi sembra che lo stia diventando sempre di più. Prima abbiamo parlato di crescita post-traumatica e ho proprio l'impressione che sia quello che sta succedendo. E quindi volevo dire, Roby, siamo tutti con te, siamo distanti ma uniti. E non vediamo l'ora che tu possa tornare a praticare con noi. Namaste. Ciao a tutti!